Buongiorno, siamo a via Valle dei Fontanili, incrocio con via dei Cumà. Siamo venuti a vedere sul campo come, dove dovrebbe sorgere la nuova Torre Vecchia Bis. Sono insieme a Marco Terranova, candidato portavoce presidente del municipio 14esimo. Buongiorno. E Luca Salvatore, candidato consigliere al municipio. Buongiorno. Esattamente in questo punto la nuova Torre Vecchia Bis si dovrebbe immettere su via Valle dei Fontanili, che come potete percepire anche in una giornata di traffico non particolarmente elevato è una strada ad alta frequentazione, perché è praticamente l'unico punto di accesso per il quartiere Torresina che si trova qui vicino. Ora ci spostiamo all'altezza dell'incrocio con via Podere Fiume per vedere il tracciato preciso di questa strada, di questa nuova strada, e tutte le occupazioni delle nuove cubature di case che in teoria dovrebbero andare a compensare quest'opera. Siamo in via Valle dei Fontanili di fronte al cantiere della Torre Vecchia Bis. Nuova strada, che vuol dire anche nuovo insediamento urbano, nuovi palazzi, centri commerciali. Una soluzione al traffico assolutamente quindi non significativa, perché nuove case vuol dire macchine aggiuntive e quindi traffico aggiuntivo. Un esempio dell'inefficacia di questa politica, ovvero costruire nuove strade, è Los Angeles. La città di Los Angeles è una tra le città americane con più chilometri di strade, in realtà di autostrade, perché lì la strada più piccola ha 3 corsie, ed è una delle città che soffre maggiormente i problemi di congestione. Per avere un'idea della gravità della situazione, basti pensare che a Los Angeles ci sono delle corsie preferenziali per chi utilizza l'automobile almeno in 2. Quindi abbiamo queste autostrade a 6 corsie, dove le macchine sono ferme e c'è una corsia praticamente vuota. Perché? Perché tutti sono nella propria macchina, poi macchine americane, quindi molto grandi, fermi in mezzo all'autostrada. Abbiamo una percentuale di possesso di automobili che si aggira intorno al 70-80% della popolazione, quindi abbiamo 70 auto circa ogni 100 abitanti. Cosa comporta questo? Che nuove costruzioni ovviamente comporteranno una valanga di nuove auto. Una singola strada, anche a doppia corsia, come vogliamo, non è detto che risolva il problema, anzi, forse lo peggiora. Dobbiamo cambiare mentalità. Per ridurre il numero di auto per chilometro di strada, dobbiamo agire sul numeratore, quindi disincentivare l'utilizzo del mezzo privato. È stato infatti dimostrato che negli spostamenti fra 5 e 7 km il mezzo a più alta efficienza è la bicicletta. E qui siamo tra le altre cose in prossimità di un importante nodo di scambio, perché c'è la ferrovia FL3 e alla stazione di Monte Mario, che non è lontanissima. La costruzione ad esempio di una pista ciclabile agevolerebbe l'utilizzo di questo tipo di trasporto per tutto il quartiere di Torresina e Quartaccio, che è molto popolato. Oggi come oggi abbiamo 2 alternative. Una è quella di progettare bene le piste ciclabili, quindi appositi percorsi strutturati su pendenze lievi. Seconda ipotesi, seconda soluzione, sarebbe quella di utilizzare e incentivare tantissimo l'utilizzo delle biciclette elettriche, quindi cerchiamo di avere un'ottica differente. È tornato a trovarci il fiancheggiatore, che anche stavolta vuole regalarci una chicca. Sì, la chicca di questa volta è che se facciamo un po' di silenzio oggi è così, ci sono gli alberi, gli uccelli, domani sarà